heart is a blue, shoots up through the stony ground. There's no room, no space to rent in this town. You're out of luck, and the reason that you had to care, the traffic is stuck, and you're not moving anywhere. You thought you found a friend to take you out of this place, someone you could lend a hand in return for grace. It's a beautiful day. Destination in the mud, in the maze of her imagination, your love is down. Even if that doesn't ring true, you've been all over, and it's been all over you. It's a beautiful day to let it get away. Beautiful day. Ooh, ooh, touch me. Take me to that other place. Teach me. Ooh. I know I'm not a hopeless case. See China right in front of you. See the canyons broken by cloud. See the tuna fleets clearing the sea out. See the bedroom fires up now. See the oil fields up first glad. And see the birds of the leaving her mouth. After the flood, all the colors came out. Eccoci. Ciao a tutti, buonasera. Buonasera. Buonasera a tutti. Ciao, buonasera. Buonasera. Ciao Giacomo, allora. Benvenuto. Ciao Carlo, benvenuto. Grazie. Grazie Carlo. Allora, io sono molto contento che Carlo abbia accettato il nostro invito. Carlo per me è un amico, poi fa parte, diciamo, è socio del gruppo di MEG, quindi diciamo del centro in cui io ho frequentato, sono stato corsista di Carlo, corsista di Massironi, per cui per me è bello essere qua, bello condividere questa serata, e sono sicuro, perché
sono stato corsista, che saranno contenuti super interessanti. È un po' invidio Luca, che sarà tuo prossimo corsista del corso annuale del prossimo anno. Infatti, non vedo l'ora di iniziare, di portare a casa tutto quello che potrà darmi in quei 7 incontri. Lo spremerò fino all'ultimo momento, fino alla domenica sera. Bene, bene, sono contento, grazie a voi dell'invito, ragazzi, veramente. Ringrazio anche Giacomo, che oramai è membro onorario, oggi è la terza volta che ci aiuta, cioè ha fatto lui già un webinar che trovate sulla playlist dei webinar, e poi è stato con noi quando ha parlato Lucrezia del flusso di lavoro dell'igienista, e oggi insomma è qua con Carlo, per cui grazie Giacomo di essere venuto anche questa sera. A voi di avermi chiamato. Va bene, allora cosa facciamo? L'ultima cosa, io volevo ringraziare Carlo ancora per l'impegno che l'ho visto mettere nella preparazione di questa serata, la serietà, non ha riciclato del materiale e ne ha tonnellate, ma si è preparato un materiale apposta per noi, per la nostra serata, quindi lo ringrazio tantissimo per il suo impegno. Ho il piacere di presentare un amico, un grandissimo professionista, una forza della natura, Carlo Ghezzi. Cosa ci racconti? Protocolli parodontali non chirurgici e chirurgici attraverso casi clinici. A te la parola. Allora Giacomo, grazie. Prima di cominciare avevamo promesso di fare un brindisi, però, quindi io non parlo se non beviamo. Quindi io sono pronto. Vediamo un po', ok, siccome ho invitato anche amici, io sono pronto, chi ha guardato Instagram, sono pronto dalle 8:30, quindi questo è già il secondo, volevo essere sicuro che fosse buono, però non, penso di non avere altra occasione per salutare i tanti amici che mi hanno messaggiato, volevo farlo così, alzando un calice, e buon Natale a tutti, a tutte le famiglie, a tutte le persone che ci hanno seguito voi, hanno seguito me e che ci vogliono bene. Quindi salute ragazzi, evviva! Auguri a tutti! Auguri. E se fate una foto, taggatevi e mettete Carlo Ghezzi su Instagram e scegliendo, così abbiamo un po' di foto di chi ha brindato con noi. Ah, che bello, sì, abbiamo fatto l'hashtag brinda con Meg e anche con Cepit, ovviamente. Salute! Salute. Quindi devo partire adesso? Io direi di sì, dai. Quando vuoi. Va bene. Adesso, riproduci. Eccoci. Ci sono, posso andare? Puoi andare, noi usciamo e rimani da solo. Va bene, perfetto, chiamatemi, interrompetemi quando ce n'è bisogno. Il titolo l'ha già detto Giacomo, quindi passo alla seconda diapositiva, che è una diapositiva un po' promozionale, perché mi piaceva dare l'occasione a tutte le persone che sono con noi questa sera di poter usufruire insomma di un piccolo benefit, quindi domani se volete, nei prossimi giorni, chiamate Alessia per, se vi interessa, se volete partecipare al corso annuale di parodontologia che faccio per l'anno 2022 però, e non per il 2021, e chiedete ad Alessia quale sarà il benefit. Ad Alessia dovete dire: ho partecipato alla serata Shape It, questa è la parola d'ordine. Poi, come sempre, non voglio cominciare senza ringraziare tutto il mio gruppo di lavoro. Vedete che c'è Giacomo qua, guardatelo, che è entrato da poco a far parte del nostro gruppo di lavoro. Questo è il team dello studio. Io dico sempre che sono un po' il portavoce di queste serate, perché dietro una presentazione del genere c'è il lavoro di tantissime persone, c'è il lavoro di 3 segretarie, anzi 4, perché c'è Alessia di me, c'è il lavoro delle assistenti che fanno un lavoro incredibile. Questa sera ce n'è qualcuna collegata a cui mando un grande abbraccio, c'è il lavoro di professionisti, non li cito, li vedete, probabilmente molti di loro sono anche famosi a livello nazionale e internazionale, quindi devo veramente ringraziarli e sono fortunato, perché tutti i giorni da loro imparo qualcosa e riusciamo a portare avanti il lavoro dello studio, che è un lavoro difficile, con grande semplicità, anche se è molto difficile. Ecco. Inizio a parlare presentando quali sono i dati epidemiologici dei pazienti con parodontite, perché parleremo di pazienti con parodontite, e devo dirvi che 40 milioni di italiani hanno la parodontite,
e 8 milioni di questi hanno uno stadio, una parotite grave, che noi possiamo far rientrare nel gruppo degli stadi 3 e degli stadi 4. Non posso parlarvi così della classificazione questa sera, però insomma fidatevi, la parotite grave rientra nel gruppo stadio 3 e stadio 4. Ancora più in generale potete dire all'interno delle vostre visite o nei vostri studi quando parlate con i pazienti che una persona su due in Italia ha la parodontite. L'obiettivo di tutta la medicina, non solo della parodontologia oggi, è quello di spostarci su trattamenti minimamente invasivi e la chirurgia non è minimamente invasiva, quindi vorremmo curare tutte le persone senza fare approccio chirurgico. Questo è sicuramente vero, quindi il mio gruppo, ma tutta la parodontologia, sta cercando di spostare il paradigma della terapia parodontale da un approccio che è stato fino a poco tempo fa prevalentemente chirurgico. Io ricordo quando ero in ospedale, ero ragazzo, praticamente la parte che faceva l'igienista era quasi considerata una parte preparatoria a quattro settori di chirurgia. Oggi devo dire che ancora per un po' di strutture è così, ma la verità è che si può fare di più, si può fare meglio e si deve tendere a fare meglio, perché il paradigma deve essere spostato. Quindi voglio partire con questa domanda: qual è l'obiettivo della terapia non chirurgica? Qual è la terapia non chirurgica efficace? Per rispondere a questa domanda abbiamo bisogno di soglie, di numeri che devono essere condivisi con il nostro paziente, e non è facile trovare dei numeri. Quindi io sono andato in un documento del Ministero della Salute, delle raccomandazioni cliniche in odontoiatria, e ho chiesto al Ministero della Salute: senti, ma mi spieghi se ho un livello soglia per la mia terapia non chirurgica? E su questo documento c'è scritto che la terapia attiva non chirurgica deve raggiungere un miglioramento degli endpoints surrogati come profondità di tasca, full mouth plaque score, devi migliorare, ma senza una magnitudo di miglioramento. E quindi insomma sono rimasto un po' così, un po' sconsolato. E sappiamo che dal punto di vista storico la parodontite si misura con dei surrogati quali, come vi ho messo in questa diapositiva, PD, CAD, REC. Fortunatamente oggi questi endpoint sono diventati meno surrogati. L'endpoint reale tutti lo sappiamo che è la perdita del dente, ma è difficile per noi rifarci a studi che trattino solo ed esclusivamente la perdita percentuale del dente. Dobbiamo riferirci a dei surrogati. Però questa nuova ventata ci porta a un surrogato meno surrogato, che è la chiusura delle tasche. Questo è l'articolo di Needleman e di Bruno Loss, che ci racconta come probabilmente un paziente possiamo ritenerlo stabile, risanato, quando non abbiamo tasche di 5 mm e le tasche di 4 mm non sanguinano. E ci dà come indice di sanguinamento percentuale un'indicazione che vi potrà sembrare un po' di manica larga, no? Come si dice anche in gergo sportivo, inferiore al 30%. Questo è quello che ci racconta questa revisione. Però oggi noi abbiamo una nuova classificazione con degli indicatori di stabilità molto chiari che sono ancora più restrittivi. Però c'è un dato che si ripete, che è quello della chiusura della tasca. Quindi noi sappiamo che un paziente è stabile quando non ha più tasche da 5 mm, le tasche di 4 non sanguinano. Vi ho ripetuto esattamente quello che ho detto prima. Quindi questo mettiamolo nel nostro bigliettino, nel nostro cassettino. Non tasche da 5 mm, le tasche da 4 non devono sanguinare. La restrizione qui c'è, vedete, se vogliamo dire che un paziente è stabile, è stato trattato ed è stabile, deve avere un indice di sanguinamento percentuale inferiore al 10%. E non solo, perché deve aver controllato anche tutti i fattori di rischio associati. Sistemici locali, quindi non deve avere forche di secondo, non deve fumare, non deve avere una glicata sopra i 7. Ma quando è possibile fare questo? Però qualcosa vi ho già dato, qualche dato ve l'ho già dato. Quindi portare un paziente alla stabilità è facile, è l'endpoint della terapia non chirurgica. Cioè l'igienista deve andare in studio e dire: ok, ho ascoltato Carlo e io so che devo partire, qualsiasi sia lo stadio di parodontite del mio paziente, io devo partire e portarlo alla stabilità.
No, io non sto dicendo questo. Bevo ancora un po'. Io non sto dicendo questo. Perché in realtà i dati che abbiamo in letteratura ci raccontano che se noi puntiamo alla stabilità, non riusciamo ad arrivare lì solo con la terapia non chirurgica. Meno del 10% dei pazienti che hanno la parotite possiamo portarla a questo dato. Vado un po' indietro con questa revisione di Van der Weyden, che è del 2002, per farvi vedere come se cambio il threshold, cioè se considero i 5 mm come tasca chiusa, quindi posso avere tasche da 6 mm, riesco a portare al, tra virgolette, risanamento il 39% dei pazienti. Non voglio confondermi con questa slide, voglio solo dirvi, vedete, appena cambiamo di un millimetro la soglia, come aumenta la popolazione dei guariti. Se la stringiamo, come è giusto fare, perché il threshold giusto è no tasche da 5 mm, le tasche da 4 non devono sanguinare, il threshold è diverso e più restrittivo e avremo il 5-6% dei pazienti a cui riusciamo a fare questo solo con la terapia non chirurgica. Quindi ci siamo in pochi minuti creati una soglia che dobbiamo condividere con il nostro paziente. Il nostro paziente deve capire che un endpoint terapeutico surrogato è quello di arrivare a non avere più tasche da 5 mm. Le tasche da 4 non devono sanguinare. Questo è l'obiettivo. L'obiettivo non può essere raggiunto però con la sola terapia chirurgica. Quindi alla domanda qual è l'obiettivo della terapia non chirurgica non potete rispondere arrivare alla stabilità, perché è utopia, non ci arriverete alla stabilità. Quindi l'obiettivo è, come diceva il mio allenatore di calcio, cioè fare il massimo è l'obiettivo. Fare il massimo rispetto ad un calcolo probabilistico che analizza più variabili. Io ho dei numeri, adesso ve li do, e faccio riferimento alla revisione di Suva con l'amico Filippo Graziani, Cristiano Tomasi, hanno fatto questa meravigliosa revisione che fa riferimento a degli articoli che vanno dal 1988 al 2008. E vedete che c'è questo 57%, perché questa revisione indica che il 57%, vogliamo fare 60, facciamo 60% delle tasche viene chiuso nei primi 3 mesi di terapia. Quindi noi facciamo un approccio non chirurgico e chiudiamo il 60% delle tasche. Poi facciamo un ritrattamento, cioè nelle tasche rimaste aperte, torniamo a fare un approccio subgengivale e chiudiamo un ulteriore 17% delle tasche. Aspettiamo la rivalutazione e a 6 mesi abbiamo un altro numero, 74%. Quindi a 3 mesi, con la prima fase attiva, chiudiamo il 57, un ritrattamento e arriviamo al 74. Questo è quello che racconta questa revisione. Quindi l'obiettivo l'abbiamo spostato. Nessuno può chiedere ai nostri igienisti di portare il paziente a non avere tasche, ma possiamo chiedere al nostro igienista di: senti, fai il massimo. Il massimo, secondo la letteratura adesso, è, con una stima probabilistica di cui poi parlerò, chiudere il 60% di tasche a 3 mesi. Se inseriamo un retreatment possiamo arrivare intorno al 70%. Per fare questo, ovviamente, la cosa più importante è modificare la performance del paziente. Bisogna modificare le abitudini del paziente. Bisogna cambiare le attitudini del paziente. È necessario fare modifiche comportamentali. Quindi il primo obiettivo da raggiungere è questo. Questo ti porterà di conseguenza a fare il massimo nella chiusura delle tasche. Quindi questa è una slide potente, perché l'obiettivo terapeutico da condividere con il paziente è questo. Io potrò chiuderle quella percentuale di tasche se lei mi segue nel percorso terapeutico, quindi condividiamo l'obiettivo. Quindi quel 60% tu lo puoi promettere se condividi l'obiettivo con il paziente, che si impegna a modificare le performance, quindi a stare tra il 10 e il 20% di indice di placca, se è un fumatore a ridurre o a smettere, se è un diabetico a mettere sotto controllo il diabete. Altrimenti, dal punto di vista probabilistico, quel numero cambierà e non sarà più 60. Questo dice questa diapositiva. È vero che tu puoi promettere il 57% o il 74%, ma se fuma ed è diabetico devi ridurre il numero, se il diabete è non controllato.
Se la distribuzione delle tasche nella cartella parlamentare è maggiore nei pluriradicolati, e i pluriradicolati purtroppo hanno una stima probabilistica inferiore nella chiusura delle tasche rispetto ai monoradicolati. Se i PD sono profondi di baseline, se ho 50 siti che sondano 7 e 10 che sondano 5, quel paziente farà più fatica a raggiungere quel risultato, perché nelle tasche più sono profonde, meno si chiudono, meno arrivano a quei 4 mm non sanguinanti. Se il sito è placca positivo, è più difficile che quel sito si chiuda. Quindi è vero che ti do dei numeri, però tu devi riuscire a, come dico sempre io, geolocalizzarti all'interno del sito e farne una stima probabilistica. Però dal punto di vista generale questi numeri ci sono e una revisione c'è. Ti faccio un'altra domanda: esiste una strategia più efficace per raggiungere questo risultato fra lo standard del quadrant by quadrant, quindi dividere la bocca in quattro settori e fare quattro sedute, o gli approcci più moderni a tutta bocca, full mouth? E la risposta è no, cioè non c'è nessuna differenza nell'efficacia. Dico dei termini che spero arrivino chiaramente, perché efficacia ed efficienza sono due cose diverse. E all'altra domanda, la terapia è strumento dipendente? Cioè se faccio 70 ultrasuoni e 30 manuali o viceversa, cambia la solfa? No, la solfa non cambia, la terapia non è strumento dipendente. Quindi che io faccio un approccio a quadrante con l'ultrasuono, un approccio a full mount con il manuale, in teoria dovrei raggiungere lo stesso tipo di risultato. Tutte le strategie e tutte le tecniche di strumentazione sono ugualmente efficaci. Però io una preferenza ce l'ho e ve la voglio segnalare, cioè quando posso, quando ci sono le indicazioni, preferisco utilizzare degli approcci a tutta bocca o dividere la bocca in arcata superiore e in arcata inferiore. Quattro settori tendenzialmente tendono a non farli se non i pazienti che ne hanno la necessità, pazienti anziani, pazienti che aprono poco la bocca, pazienti che sono in politerapia, pazienti in gravidanza, altrimenti per me la full mount, ultrasonic debridement, addirittura in one stage, è un approccio assolutamente giustificato per i pazienti con parodontite, sia dal punto di vista del paziente che del terapeuta, perché offre benefici tangibili in efficienza, non in efficacia. Te l'ho appena detto che non è l'efficacia il problema, è l'efficienza, in quanto sono necessari meno appuntamenti e meno tempi di sedute rispetto al quadrant scaling e root planning. Poi qua sorrido un po', perché ancora ho sentito dire qualcuno: non credo nella full mount, come se la full mount fosse un appuntamento in cui il paziente viene, gli fa la disinfezione, lo saluti e lo vedi dopo 3 mesi e lo vedi dopo 6 mesi. Come se questi professionisti, che sono dei professionisti importanti, non abbiano capito che la full mount è un appuntamento inserito in un flusso di lavoro che qui vi presento, che non è la legge, è quello che fa lo studio Ghezzi, quello che faccio io, quello che ho sviluppato io con i miei collaboratori, nei quali faccio una diagnostica in cui raccolgo dati e spiego al paziente e motivo il paziente. Quindi fotografo, faccio lo status radiografico, faccio la cartella parodontale, dedico tantissimo tempo alla comunicazione, alle prove, allo specchio, parlo di alimentazione. Quindi lavoro sul coaching a 360 gradi con Camilla e Serena, che saluto e ringrazio sempre, perché dentro queste presentazioni c'è sempre tanto di loro, nella grafica, nel cuore, nell'anima, insomma. Poi faccio, è qui la mia seduta, di full mount in una o due parti, divise in una o due parti. Poi vedete che ci sono dei controlli, perché controllo le performance del paziente durante la fase di maturazione. Poi a 2 mesi, perché è un tempo biologico riparativo corretto, posso ritornare nelle tasche che non si sono chiuse con quel ritrattamento che vi ho precedentemente detto. Aspetto ancora, faccio un'altra rivalutazione, faccio dei controlli, faccio un colloquio. Quanti appuntamenti sono? Cioè, la full mount non vuol dire niente, va inserita in un workflow preciso di lavoro prima di arrivare ad un colloquio con il paziente. Questo è corretto. Io poi che cosa ho fatto? Ho utilizzato un approccio mini invasivo
che prevedeva nel sopragengivale di utilizzare delle mini tip e le polveri di eritritolo e glicina, coadiuvandolo appunto con la strategia del full mouth ultrasonic debridement, e nell'ambiente invece sottogengivale ho utilizzato solo gli ultrasuoni. Ho fatto questo in più di 100 pazienti e ho pubblicato un articolo che ha dei dati di chiusura delle tasche leggermente diversi da quelli della revisione, che adesso vi faccio vedere. Prima di farlo vedere voglio solo enfatizzare il potere, perché per me l'ultrasuono è uno strumento fondamentale, per l'effetto cavitazione che ha, perché l'effetto cavitazione ha il microstreaming, fa irrigazione, c'è un effetto meccanico, quindi l'ultrasuono con le mini tip è uno strumento che ha elevate performance e in letteratura questo è ben spiegato. Dire che sono più efficaci non mi piace, diciamo che sono almeno parimenti efficaci agli strumenti manuali, sono parimenti efficaci agli strumenti che hanno dimensioni più grandi e ovviamente nell'ambiente subgengivale diventano più efficaci, la performance diventa più efficace perché c'è un più facile accesso a tasche profonde. Vi sto dicendo, non potete usare dei badili per fare la parodontologia microchirurgica, è come non puoi usare lo scollatore da ottavo incluso per fare un microlembo per coprire le recessioni. Quindi la strumentazione, le tecnologie vanno utilizzate nel modo corretto, ci vuole la punta corretta, se no non hai performance. Tra l'altro vi segnalo questo, che è un bellissimo lavoro che indica come un millimetro di perdita di punta riduce del 25% l'efficienza della punta, 2 millimetri del 50%, quindi punta nuova, paziente nuovo quando è uno stadio 3 o uno stadio 4. Però queste cose poi io ho il contatto con gli igienisti e quando le dico mi fanno quel sorrisone ironico, come per dirmi, sì ma il mio dottore compra 3 punte, no? Sembra che... Quindi dico ai dottori che mi stanno ascoltando, mettete gli igienisti nelle condizioni di lavorare nel modo corretto. Vi faccio vedere un video che vi fa vedere come lavoriamo nell'ambiente juxta e sopragengivale in una fase attiva. Ecco, quindi quello che avete visto in realtà ha una connotazione in letteratura. Ribeiro e poi Luigi Nibali hanno pubblicato un lavoro, Nibali ha cercato di definire questo approccio, l'ha chiamato Minimal Invasive Non Surgical Technique. E ci sono questi punti, e lui effettivamente scrive, questa è una traduzione del suo articolo, ci racconta, non essendoci un universale protocollo della terapia minimamente invasiva non chirurgica, io vi consiglio di eseguire il periodontal debridement, quindi di essere gentili, di fare l'anestesia, di minimizzare il trauma, di utilizzare gli strumenti manuali come completamento della terapia, e nel caso in cui utilizzate uno strumento manuale dovete utilizzare una micro mini 5, molto piccole, evitando di fare una performance che porti ad un'eccessiva rimozione delle strutture dure molle del dente, quindi curettage, planning, utilizzare degli ingrandimenti, non inserite niente nelle tasche, abbiamo bisogno di un coagulo stabile, quindi se non modifichiamo l'anatomia facciamo riempire la tasca naturalmente dal nostro coagulo che si trasformerà e tenderà a determinare una migliore riparazione. Questo è l'approccio MINST e voglio ancora farvelo vedere invece nell'ambiente subgengivale. Quindi durante una disinfezione noi lavoriamo sempre con la combinazione di questi strumenti. Polvere, ma la polvere la riserviamo all'ambiente sopragengivale e l'ultrasuono è l'unico strumento nell'ambiente sottogengivale. I don't wanna die. Sometimes I wish I'd never been born at all. Oh.
Si lavora, si controlla con i microstrumenti la ruvidità, lavoro, controllo cieco, con gli esploratori, si lavora. Questa è la performance che noi facciamo. Minst ha performance migliori, non lo sappiamo. Addirittura non c'erano lavori in cui si parlava di Minst nella chiusura delle tasche. Questi sono i dati di Nibali e di Ribeiro che ci raccontano che nella riduzione delle tasche Minst è risultato più efficace. Io ho fatto questo piccolo lavoro, però importante e non tanto piccolo perché 107 pazienti non sono pochi, in cui ho ottenuto questo risultato con questo approccio. Ho chiuso il 72% delle tasche in prima rivalutazione a 2 mesi. Quindi che fa pari e patta con il lavoro di Suvan, ma a 6 mesi. Cioè è come se avessi risparmiato 4 mesi di tempo. Ho aumentato di molto l'efficienza del lavoro. Adesso stiamo ancora lavorando, stiamo producendo dei dati, stiamo facendo dei retreatment per capire dove possiamo arrivare. Però forse abbiamo fatto un piccolo step. Quindi vorrei, anche se è difficile, no, con internet, vorrei rendere un attimo interattivo questo momento, perché ci sono 3 momenti diversi e vi chiedo, se avete qualche domanda, facciamola, così facciamo, come avevamo detto, la nostra chiacchierata con il nostro bicchiere di vino, di rum, di gin, quello che c'è, quello che vi piace, e interrompiamo un attimo perché... Okay. Ecco, arrivederci. Bene, vado io, Fabio. Vai. Allora Carlo, innanzitutto sei sempre chiaro e preciso e mi piace tantissimo il tuo concetto di dare un endpoint, di dare un obiettivo agli igienisti per quanto riguarda la loro fase terapeutica, che spesso e volentieri non loro eseguono, ma non sanno giudicare se è stata realmente efficace oppure se hanno la necessità di fare altro, e quindi questo è un messaggio importante per loro, che devono avere degli obiettivi da raggiungere, ed è quello l'importante. E la cosa che mi viene, tu hai parlato della Minst, ovviamente, del tuo approccio, volevo sapere se utilizzi altri presidi, quindi terapie aggiuntive, oltre al semplice, tra virgolette, debridement sottogengivale, oppure... Sì. Guarda, Giacomo, ti dico, in questa fase assolutamente no, nel senso che quando dopo vedremo una paziente, ad esempio giovane, che durante la fase attiva, noi che facciamo questo di mestiere sappiamo che, non so, una paziente in uno stadio 3 mediamente deve affrontare, non so, dalle 60 alle 90, ai 90 siti, in cui tu devi fare un lavoro subgengivale. Tu immaginati in prima fase di dover utilizzare un aggiuntivo subgengivale, quindi oltre l'ultrasuono, quanto tempo di impiego possa farti perdere come minutaggio. Quindi quella perdita di efficienza deve essere giustificata da un enorme dato di efficacia, che oggi in letteratura non c'è, perché il laser in fase attiva... Abbiamo tonnellate di revisioni che evidenziano che non è un aggiuntivo efficace o che ci dà un risultato differente dalla terapia standard. L'utilizzo della polvere è per quello che sono passato via veloce, perché non abbiamo tempo, però questi momenti sono belli per questo, no? Tu mi hai fatto la domanda giusta, perché non passi la polvere anche nell'ambiente subgengivale? Perché in letteratura ci sono 3 studi, solo 3 studi. Che in fase attiva hanno utilizzato con il beccuccio quello che va sotto gengiva, no? Hanno miscelato, hanno unito all'ultrasuono anche l'utilizzo della polvere. È più efficace secondo te o no? No, in tutti e 3 gli studi, quindi io non lo uso. Come mettere qualsiasi altro tipo di antibiotico irrigante, no? Non è data prova di efficacia, ergo perdita di tempo. Perdita di efficienza. Quindi sotto gengiva andiamo con il nostro blind control e l'ultrasuono per le conoscenze attuali.
Sopra invece mi hai visto utilizzare le polveri, magari anticipo la domanda di qualcuno, però lo dico, ma nel sopra gengiva, quando tu fai un paziente, il paziente può avere faccette, può avere ceramica, può avere... dove non c'è deposito minerale, io vado più veloce utilizzando le polveri rispetto a passare l'ablatore. Quindi il concetto di utilizzare la polvere sopra gengivale è un concetto di miglioramento anche qua dell'efficienza. Allora Carlo, ho un po' di domande da sottoporti. Ciao Sara, bacione. Ora poi le mettiamo tutte, vai Luca. Che cosa mi ha chiesto la Sara? Allora Sara chiede... Scusa Luca, preferisco la Sara di te. Sara, ci mancherebbe, tranquillo. Capisco le priorità. No, no, grazie. Vedi, io te la leggo. Sì. Carlo, a me viene... me la leggo da solo, me la devo anche leggere? Leggo io. Carlo, a me viene più complesso giustificare al paziente il prezzo del trattamento tutta bocca, anche con i vari appuntamenti di controllo e colloquio con il paziente rispetto alla levigatura dei quattro quadranti più vari controlli. Non trovi? Ciao Sara, no, non trovo, però va bene. Cioè, nel senso, una volta che non c'è prova di efficacia, io non trovo, perché io faccio una presentazione in cui... Se tu hai visto il workflow, io ho una diagnostica e una terapia, quindi sono già due appuntamenti. Se la terapia la divido in due diventano tre appuntamenti, almeno faccio tre controlli e sono sei appuntamenti, poi faccio almeno un retreatment e sono sette appuntamenti, un altro controllo e sono otto appuntamenti, la rivalutazione sono nove, faccio un colloquio e sono dieci. Allora io, quando io ho una presentazione, quando faccio la visita e racconto al paziente che vede tutti questi passaggi, poi faccio un summary di fianco in cui dico, vede, sono 10 appuntamenti, più o meno sono circa 10 ore di lavoro, e a queste 10 ore di lavoro faccio un prezzo, e insomma siamo tutti odontoiatri, penso, collegati. Adesso non sono sedi carine per parlare di economie, però se traduciamo le 10 ore di poltrona, tra le 10 e le 12 ore di poltrona che servono per eseguire un trattamento non chirurgico, un workflow non chirurgico come lo faccio io, 10-12 ore, fate voi la cifra, e poi dico a Sara, voglio dire, secondo me è facile anche dare una percezione del genere. Non so quali strumenti di comunicazione tu utilizzi e voi utilizziate, ecco, secondo me l'errore può essere questo, no? Le parole delle volte devono essere associate a delle immagini, delle volte non servono solo delle immagini, servono altre cose, però secondo me è tutto è all'interno del meccanismo di comunicazione. Quindi la domanda è bellissima e bisognerebbe parlare di comunicazione e di come si può fare per far capire al paziente il valore anche di questa terapia, che ha un valore inestimabile, noi lo sappiamo bene, no? Vai Luca. Ok. Carlo, io invece ti volevo chiedere una cosa. Durante la fase attiva, quindi tu un ritrattamento, una seconda fase di levigatura, la fai sempre di default o te la tieni opzionale? E in funzione dello stato iniziale, come gestisci il timing di un eventuale ritrattamento? Allora, la domanda è non bella di più, Luca, devo dire la verità. Qualcosina ti avrei risposto dopo, quindi mi fai dare un'anticipazione di quello che ti dico dopo, ma lo faccio volentieri, perché è un po' dipende dalla stadiazione. Perché se hai in prima visita, se hai il tuo mestiere, ti rendi conto che stai visitando uno stadio 3 o uno stadio 4, almeno una sessione di ritrattamento per me è già all'interno del mio workflow di lavoro. E talvolta anche due ce ne sono. C'è uno stadio 1, uno stadio 2 può non esserci, e può essere invece un'opzione che tu ti riservi dopo la rivalutazione, perché decidi che quella paziente merita un ritrattamento prima di scegliere se fare terapia chirurgica o no. Ok, grazie. Quindi stadio 1, stadio 2 hanno un comportamento che lo stadio 3 e lo stadio 4 talvolta non hanno. E allora, questa è una cosa che mi piace della nuova classificazione, perché me lo ritrovo molto nella clinica, che se sta di bene la stadiazione può essere associata ad un workflow terapeutico già standard
che tra l'altro farei, no? Perché sai qual è il problema della standardizzazione? Che delle volte standardizzi, però dici, cavolo, lì avrei fatto una cosa diversa. Però, sai, più lo studio è grande, più l'efficienza e l'efficacia sono fatte da protocolli rigidi che devono andare. E certo, devo dire che questo workflow di lavoro funziona bene con la stadiazione, con la nuova classificazione. Allora, ti mando altre domande, ne abbiamo un po'. Quindi c'è la domanda se il laser funziona per decontaminare un sito. Non mi interessa decontaminare un sito, mi interessa chiudere una tasca. Non funziona per chiudere una tasca. Ok. Riccardo Marchi chiede, come gestisci il controllo del dolore e fastidio nel paziente? Anestesia sempre. Grazie. Anestesia sempre nella fase attiva. Sempre. È un autogol far sentire male al paziente e lavorare in tasche profonde quasi sempre questa prestazione è associata al dolore. Anestesia sempre. E questo dovrebbe essere promosso dal titolare dello studio, non dall'igienista che la richiede. Deve avere godimento il titolare dello studio a far sì che il paziente abbia una percezione della terapia positiva e non un grande discomfort. Perché se no come fai a promuovere poi la terapia di supporto o le altre terapie se l'hai violentato nella disinfezione? Poi abbiamo, non so se è una domanda, però dicono possono servire i chelanti con strumenti rotanti, però non so. Per devi dare idee, io non ne so niente di chelanti. Era per Giacomo Suardi questa. Era per Giacomo, era per questo è un affezionato di Shapit, quindi esatto, era per il webinar di Berruti. Il canale lo voleva. Allora, questa non è una domanda, scusami. Poi andiamo avanti. Ok. Dopo quanto tempo posso avere la certezza che la rivalutazione, quindi il risondaggio, sia corretto e perciò la tasca guarita? Scusate la domanda stupida, ma ho cercato di informarmi a riguardo. In università, ad esempio, si chiudeva la cartella parodontale dopo 6 settimane, ma ho dei dubbi. Grazie da un igienista. Ciao Fabiano, non esistono domande stupide, esistono risposte stupide. In università ti hanno detto bene perché i dati della letteratura ti raccontano come si possa, gli emidesmosomi a 6 settimane sono già attivi. Però è un tempo un pochino strettino, 1 mese e mezzo. Quindi io, che sono già uno che stringe, faccio la rivalutazione a 2 mesi. Molti dei miei colleghi rivalutano a 3 mesi. È un argomento ancora aperto. Diciamo che le 6 settimane sono il tempo minimo. Jack, rispondi anche tu se non sei d'accordo. Adesso non mi ricordo la citazione bibliografica, però le 6 settimane sono veramente il tempo minimo sufficiente per poter rieseguire un sondaggio parodontale di rivalutazione. Sono i lavori della Badestein che ti diceva appunto che a 6 settimane, 8 settimane hai la guarigione e poi c'è tutta la fase di maturazione. Ti faccio le ultime veloci, Carlo, se vuoi. Le lasciamo alla fine? Vai. Posso? E voglio, puoi fare quello che vuoi. No, dai, no. Però tienile che le vediamo tutte, poi sono tutte qua, quindi non c'è problema. Cosa devo fare io adesso? Rientra in presentazione, io ti metto il tuo video. Ok, grazie. Adesso volevo, posso andare? Tutto bene? Vai. Allora, volevo rientrare un po' in clinica perché voglio visitare questa ragazza e ovviamente quando io la visito non ho lo status radiografico come voi, però è anche abbastanza chiaro per me che se io faccio quello che devo fare in prima visita, quindi uso la sonda parodontale, io in questa ragazza che ha 26 anni faccio delle puntate di sondaggio, ma veramente molto profonde, 7, 8, 9 più siti. Quindi mi rendo conto che ha la parodontite e che ha un caso grave di parodontite. Adesso probabilmente per le persone che sono avvezze alla parodontologia questo status richiama uno stadio, pensiamolo tutti insieme nella testa,
richiama probabilmente uno stadio 3 di parodontite. Vediamo che ci sono tutti i denti naturali, che la paziente non ha perso denti, che non ha avuto ancora mobilità importanti, flaring. Quindi, sempre per le persone che sono abituate a ragionare velocemente, insomma, qui la stadiazione è abbastanza facile. Quando io visito, perché il momento della visita è molto particolare, io visito una ragazza del genere, trovo tanti siti, ma non so quanti, mi manca la diagnostica. Qui vedete che ve l'ho pubblicata in questa slide e rendo pubblico che questa ragazza ha 54 siti che misurano fra 5 e 6 mm e 27 sopra i 7 mm e che ha una capacità di controllo della placca praticamente nulla, perché il 98% delle superfici sono rivestite da placca, il 96% sanguinano. Quindi questa tabella è una tabella importante per me. Forse molti di voi hanno individuato la corretta stadiazione, quindi lo stadio 3, un grado, grado C, perché bastava una perdita di attacco di 3 mm per evidenziare un rischio di progressione alto, e la malattia è generalizzata, perché è presente su più del 30% dei denti. Quindi un caso grave, sicuramente un caso grave. Allora, è uno stadio 3, ha denti naturali, e io ti richiedo, qual è l'obiettivo della terapia chirurgica? Perché Giacomo prima ha detto una cosa bella, ha detto è bello che i threshold siano condivisi con il team, e questo è verissimo, ma io adesso ne aggiungo una, perché questa parte della presentazione la voglio anche dedicare al paziente. Il paziente deve aumentare le sue conoscenze, perché senza il paziente noi questa terapia non possiamo farla. Quindi qual è, se ti chiedo qual è l'obiettivo della terapia non chirurgica, la risposta è la stessa. Io devo indurre una modifica comportamentale, devo insegnare al paziente a controllare la placca, a controllare i suoi fattori di rischio e cercare di fare il massimo nella chiusura delle tasche. Allora, qual è, che aspettative devo creare in questa paziente, secondo voi? Questa paziente ha 81 tasche. Se anche faccio quello che ha fatto Carlo nel suo studio, che ne ha chiuse il 70% nei primi due mesi, quanti PD residui ho? Il 30%, no? Ho 80, ve l'ho scritto qui, ho 81 tasche. Quante tasche mi rimangono? Il 24%. 24 me ne rimangono. E come sono il plaque score, il bleeding score, i fattori di rischio? Che cosa è successo? Quali sono le aspettative della mia terapia? Ma come faccio a saperlo? Ma non conosco la paziente. Se questa ragazza non fuma, ma se questa ragazza fumasse 20 sigarette, ma che cosa ne so di quello che lei farà dopo 6 mesi o dopo 2 mesi? Se avesse il diabete, lo mette sotto controllo? Se fosse obesa, che cosa faccio? Questo per dirvi l'assurdità dei nostri colleghi, e ce ne sono tanti, che fanno piani di trattamento senza sapere nulla della variabile paziente, che è la variabile più importante. Quindi io voglio farvi vedere queste slide per dirvi: non si può fare una pianificazione anticipata, bisogna capire quello che succede nel tempo quando i pazienti hanno la parodontite. Chi vuol curare i pazienti con la parodontite deve comportarsi anche all'interno dello studio in modo diverso. Quindi prima cosa, comunicare con questa ragazza. Questa ragazza che cosa deve sapere? Deve sapere che se lei si comporta bene, io potrò chiudere per lei il 70% delle tasche, se lei si comporta bene. Quindi se controlla i suoi fattori di rischio, se smette di fumare, se spazzola il suo indice di placca, va intorno al 10-20% almeno nella fase iniziale, dove è stramotivata. Quindi noi dobbiamo dargli una percentuale che deve essere correlata al suo comportamento. Quindi vedete che trasmissione ci deve essere del threshold, della soglia. Ci deve essere una comunicazione completa all'interno del team, che poi arriva al paziente. La chirurgia è importante per questa paziente o per i pazienti che hanno così tante tasche all'inizio? Guardiamo questo lavoro, Graetz, 315 pazienti, 8.000 denti, li segue per 18 anni in università.
l'ho scritto in rosso, perché lui nel lavoro dice: signori, io in università non posso fare terapie specifiche, non mi metto lì zin zin col microscopio a fare la rigenerativa o fare l'ossa resettiva tutta precisa con il sonico, non ce le ho neanche queste punte probabilmente in università. Quindi Graz dice: io non ho fatto niente se non la terapia non chirurgica e alcuni lembi per accesso, perché avevo gli studenti che facevano le terapie non chirurgiche con mezzi e materiali non ottimali e quindi facevo dei lembi d'accesso, apri, pulisci, chiudi. Che cosa ho ottenuto? Ho ottenuto che ho perso 816 denti in 18 anni di terapia di supporto, quindi la media di perdita di dente per anno 0,15. Conclude lui, queste sono le parole dell'autore, dice: la mia ricerca deve incoraggiare i dentisti generici che non praticano chirurgia parodontale, perché anche se non ho potuto completare il lavoro in modo ottimale, la terapia parodontale non chirurgica è una grande arma. Però io non voglio che questo articolo vi faccia sedere sulla poltrona e chi ha studi e non ha il collaboratore parodontale o non sa neanche cosa sia la chirurgia rigenerativa dica: vabbè, allora in tutti questi anni ho fatto bene. No, non hai fatto bene, hai fatto male, perché questo lavoro, che è il lavoro di Luigi Nibali, che è uguale, è un po' meno pazienti, 100 pazienti, 2600 denti, ha perso 34 denti in 5 anni. Qual è la differenza? Che lui, questo è un lavoro del suo studio privato in cui dopo la terapia non chirurgica fatta come si deve ha fatto lembi specifici, quindi ha fatto GTR, ossea resettiva, e ha ridotto ancora la perdita di denti per anno allo 0,02. Guardate questo lavoro, il lavoro di Graz 0,15, lavori migliori in letteratura, Carnevale 2007, il suo di Nibali danno 0,02. Quindi terapia chirurgica, sei importante, ma certo che sì, certamente sì, la terapia chirurgica è la ciliegina sulla torta. Perché vi ho detto questo? Perché secondo me, io se fossi in voi, fotograferei questa diapositiva, perché è la comunicazione di prima visita che va fatta nei pazienti di stadio 3 e di stadio 4. Che cosa fa la fase non chirurgica? Io lo condivido con il paziente in prima visita. La fase non chirurgica può, io ovviamente adesso uso delle parole semplici perché faccio finta di parlare con il mio paziente, quindi la fase non chirurgica chiude, ti posso chiudere il 70, le posso, ti posso chiudere il 70% delle tasche, ma la cosa più importante è che creare un'abitudine, un'attitudine diversa nel paziente. Ma non devo creare false aspettative, quindi a questi pazienti devo dire: la terapia però non sarà finita qui, è la fase propedeutica è questa, ma poi ci sarà quasi sicuramente, insomma poi c'è sempre la provvidenza, però quasi sicuramente ci sarà una fase chirurgica. Che obiettivo ha? Quella di portarti alla stability, alla stabilità, o alla remission control secondo la nuova classificazione. Quindi è quella di arrivare a chiudere quasi tutte le tasche. Che cosa avevamo detto di questa paziente? Ho 80 tasche, probabilmente se tutto va bene in rivalutazione te ne rimarranno 25, ma 25 sei ancora ad alto rischio. Certo che è meglio, ma sei ancora ad alto rischio. Con la chirurgia posso portarti alla remissione o alla stabilità. E poi la terapia più importante, che serve per rinforzo, controllo, motivazione, continuo coaching, e la terapia di supporto parodontale, che a me piace chiamare long life therapy. Quindi se tu vuoi fare una buona visita quando parli con queste persone, devi raccontare A, B e C, che è questa slide, che sono queste tre fasi. E il paziente capirà, e devi raccontare che c'è un workflow preciso, non come il signore o il dottore che dice la full mount non funziona, non c'entra niente la full mount, c'entra una specificità di lavoro che è propria del paziente che ha la parodontite. Poi ripeto, questa non è legge, si possono fare due retreatment, si può fare un retreatment in meno, però ci deve essere chiarezza. Dopo questa e dopo gli obiettivi raggiunti, perché se no si fa un passo indietro e si raggiungono questi obiettivi, non si arriva mai alla chirurgia senza che questi obiettivi siano raggiunti, ci può essere una fase chirurgica specifica. Qui vi faccio vedere un piccolo video, così ci rilassiamo e beviamo un altro goccio di terapia rigenerativa. Però è sempre seguente a una terapia non chirurgica che ha portato un successo. E il successo della terapia non chirurgica è centrare quegli obiettivi, quei numeri che ci siamo detti.
never changed a single color that I breathe. So you could have tried to take a closer look at me. I am tired of punching in the wind. I am tired of letting it all. C'è una preservazione della papilla, c'è una fase di isolamento del difetto, vedete la parete palatale del difetto, quindi non c'è bisogno di aprire la parte palatale, ormai facciamo dei micro lembi EDTA per condizionare la radice, abbiamo lavorato con amelogenine a sandwich, quindi facciamo amelogenina, utilizziamo un biomateriale, questo è un oxienoinnesto. Ancora melogenina, ma è per farvi un esempio di come le terapie ossea resettiva rigenerativa, le terapie specifiche poi seguono un percorso terapeutico che il paziente però deve conoscere dalla prima visita. Questo è importante, quindi è importante che voi questi tre momenti li spieghiate dall'inizio. Questo secondo me è importante. E qua secondo me è giusto fermarci un attimo, se siete d'accordo, e interagire un po' con i colleghi che sono collegati. Mi allora, sentite? Tanto che aspettiamo le domande, ti arrivano un po' di saluti da Mauro. Ciao Mauro, ciao. Vincent saluta sia Carlo che Giacomo. Ciao Vincent. Tutti. Io ho ricevuto un sacco di messaggi, saluto tutti i miei amici toscani, i miei amici siciliani, dopo salto le regioni, i miei amici sardi, tutti. Allora, ecco una domanda piuttosto lunga. Eseguo fase motivazionale di istruzione all'igiene, passo alla fase attiva divisa in due sedute, un'arcata inferiore e un'arcata superiore. Nell'attesa che avvenga la rivalutazione a due mesi, in che fase e in che modalità consigli la verifica del corretto controllo della placca da parte del paziente? Attendi i due mesi per verificare il sanguinamento o fai delle visite motivazionali intermedie senza sondaggio nell'attesa di due mesi? Mandagli questa slide. Che te la lascio perché... Vuoi la slide? Eccola. Fotografa questa slide. Allora, faccio la diagnostica, fai la terapia, poi non puoi abbandonare il paziente fino alla rivalutazione, non ne conosci la risposta. Quindi noi, prima settimana, viene e fa il primo controllo. Quando fa il primo controllo, usa un colorante, colori la placca, aiuti il paziente e vai sempre di più a restringere il campo, perché le zone in cui il paziente avrà bisogno del tuo coaching, spero, non è sempre così, però si spera siano sempre meno. Quindi definisci molto bene questi tre appuntamenti di controllo, che sono appuntamenti abbastanza veloci ma necessari per fare quello che tu mi chiedi in questa domanda, per arrivare alla completa così istruzione del paziente rispetto alle manovre di igiene orale. Quindi assolutamente è necessario inserire dei controlli, non puoi portarlo alla rivalutazione senza vederlo. Allora, poi c'è un'altra domanda dove sono di parte io, quindi ciao, Lucrezia. La devo mettere. Allora, Lucrezia è l'igienista che lavora con me e intanto prendo l'occasione per dire che dopo il corso con Carlo è cambiato tantissimo il suo approccio, per cui consiglio a tutti i colleghi che hanno igieniste con cui lavorano di fare il corso, perché è una cosa con cui ho parlato anche con Gianluca Fumè, che è un altro membro di Shape It, che anche lui ha igienisti che hanno lavorato con te, Carlo, e l'impressione comune è che quando entrano in uno studio poi già organizzato hanno comunque un qualcosa in più che ci aiutano nella parte, diciamo, di lavoro quotidiano. E, allora, la tua domanda è: qual è il tuo timing per scegliere se Fabio, Fabio, volevo dire, mi fa veramente, al di là del fatto che ovviamente per me lavoro e business, però alla fine c'è amicizia, c'è il fatto che si è creato un gruppo ampio e abbiamo alzato la stina, insomma, per me è veramente bello l'amicizia, il fatto che cerchiamo di fare tutti meglio, ci aiutiamo.
Bello, grazie, grazie. Io sono di parte, però insomma, sono assolutamente convinto che sia così, così come Tirrenia, Meg Timperio, cioè sono tutti appuntamenti poi dove si sta bene, dove si impara e dove si cresce. Allora, la Lucri chiede, qual è il timing per scegliere se un sito ha bisogno di chirurgia? Se c'è un tempo massimo che dici, basta qui, c'è bisogno di chirurgia. Sostanzialmente il discorso è questo. Noi approcciamo più o meno con il tuo protocollo, per cui poi a distanza di 2 mesi facciamo un sondaggio e poi sondiamo i siti più o meno una volta l'anno, facciamo un sondaggio totale nei pazienti in mantenimento. Tu quanto aspetti la guarigione completa? Nel senso che a volte dopo 2 mesi vedi delle tasche e poi a distanza di 1 anno hai ancora dei miglioramenti. Come ti comporti? Quando decidi qua serve chirurgia oppure no? Guarda, ti rispondo secco. Se il difetto è infraosseo in area estetica, il fenotipo è sottile e la paziente ha un gabby smile, opero subito. Quindi questo è un caso a sé, da mettere nel cassettino e dire lì devo operare, perché comunque anche se Lucrezia quella tasca me la chiude, il prezzo da pagare è probabilmente una recessione che io non voglio in quella zona lì. E vale solo per quella zona lì e solo per questo caso che io ho detto. Per le altre situazioni io penso che una volta che abbiamo fatto una terapia attiva e 2 retreatment e quell'area ancora non ha risposto, sia difficile che risponda dopo. Okay. Non è impossibile, perché anch'io ho avuto dei casi come voi, però qui dobbiamo parlare di grandi numeri. Nei grandi numeri, e mi piacerebbe che anche Giacomo dicesse la sua, perché è giusto che voglio sentire anche la tua, però io direi fase principale, 2 retreatment e poi basta. Lucrezia, devi mollare, devi lasciarlo a fare, come dico sempre anch'io alle mie, basta però dopo, siete bravi, siete forti, però dopo basta, fateci lavorare. No, sono d'accordo con te, anche perché sappiamo comunque che in alcune situazioni il retreatment non ha grossi vantaggi, come possono essere ad esempio forcazioni, difetti infraossei profondi. Sappiamo che la non chirurgica ha delle potenzialità eccezionali, ma ci sono delle zone dove un retreatment non ci dà nulla di più rispetto alla non chirurgica pur semplice. Quindi a quel punto, se vogliamo correggere queste situazioni e portare il paziente appunto alla stabilità, dobbiamo per forza passare per una terapia chirurgica. Tanto la Lucrezia ha accettato la sconfitta. Allora, poi arrivano saluti da Paola, no, questo è sempre Mauro, aspetta che Paola, se no si arrabbia, e dice di salutare la Liguria. Poi abbiamo tutta una serie di recensioni, Carlo, sul tuo corso. No, andiamo avanti allora, dai, tieni le cose, andiamo avanti. Va bene qua? Ci sono altre cose? Allora, qui ti dicono il secondo ritrattamento dopo quanto? Allora, è sempre qui, il problema è sempre quello che discutevamo prima della domanda della dottoressa, che non mi ricordo, la risposta mia e di Giacomo. Cioè, il tempo di rivalutazione è 2 mesi, perché i connettivi hanno bisogno di 8 settimane almeno per guarire con una, diciamo, in modo accettabile. Quindi io lo terrei 2 mesi come tempo sia di sondaggio che di ritrattamento. Ok. Vado? Vai. Allora, adesso aggiungo un'altra cosa al workflow che può essere interessante anche per le persone invece, insomma, che sono dentro la materia, perché anche questo l'ho sviluppato io nel tempo. Se guardiamo questo caso, probabilmente tutti stanno pensando un po' già alla stadiazione, no? E mi piacerebbe sentire le vostre voci, non posso, però questo ragazzo ha 42 anni, la situazione clinica è questa, e tutti vediamo subito che è una seconda classe DIP, che ha avuto migrazione, quindi la testa incomincia ad andare verso a tasche, diciamo, immense, così ci capiamo. Vi faccio vedere anche un piccolo video in cui guardate quando chiude la bocca, dagli incisivi inferiori, dalle tasche esce il pus. Qua, sul canino.
ok, queste sono le lastre, siamo in una condizione di parodontite grave, il paziente naturalmente viene con una proposta di All-on-4 bimascellare e lo stadio è uno stadio, penso che siamo tutti d'accordo, 4C, guardate la proporzione delle tasche superiori ai 7 mm, quindi sono 57. Come vi dicevo prima, noi possiamo dare dei numeri al paziente, però dobbiamo stare attenti. E qui c'è un elemento fondamentale nel paziente che vi ho fatto vedere, che è quello della gestione dell'occlusione, che è importante. Quindi, questo è uno stadio 4 con qualcosa da fare in più. Per questo voglio farvi vedere questo paziente. Poi ce n'è un altro. L'età è intorno ai 45 anni, sono dei ragazzi giovani. Un altro video. Ok, anche qui vedete che c'è una complicazione occlusale, però io vi sto facendo vedere nelle presentazioni, vi faccio vedere le lastre, ma quando tu fai la prima visita ce l'hai le lastre, le foto? Hai avuto il tempo e la serenità di guardarti un video di quello che succede nella centrica di questo paziente, quello che succede mentre mastica? Non hai avuto il tempo di osservare queste condizioni. Hai avuto il tempo, perché questo sì, per capire che hai di fronte una parodontite grave generalizzata di stadio 4, lasciamo stare poi lo specifico, però sono stadi 4, gradi C, la parodontite grave. Quindi il workflow terapeutico mio, io ovviamente te lo ripropongo e ti dico, tu questo devi parlare al paziente di quello che ti ho detto. A, riuscirò a chiudere una certa percentuale di tasche, e magari dire un numero che poi con l'esperienza cambierà, perché se ci sono dei fattori di rischio associati, quel numero lo fai già cambiare dalla prima visita, per tua esperienza personale, perché la stima probabilistica, la statistica, se qualcuno vuole smentire, mi smentisca, ma è una scienza. Poi gli dici che sicuramente dovrà affrontare una fase chirurgica, quasi sicuramente, e poi nella vita, la long life therapy, la terapia di supporto. Però in realtà quello che tu non sai è che potrebbe essere necessario per questo paziente, al di là che gli obiettivi sono gli stessi, fare qualcosa di più, qualche prestazione aggiuntiva, che nella mia esperienza, più il caso è complesso, più è difficile individuare in prima visita, quindi devi tenere un tempo. La sala prima mi ha fatto una domanda che già riguardava i denari e quello che diciamo al paziente, quindi devi tenere un momento in cui al paziente tu spieghi che probabilmente avrei bisogno di fare qualcosa in più, perché al primo ragazzo che vi ho fatto vedere, vedete, avete visto che cosa ho fatto? In fase attiva, per togliere uno stress occlusale sul gruppo anteriore, ho fatto dei tabletop che sono come degli overlay, degli intarsi. Adesso vorrei parlare nel modo più facile possibile, perché magari ci sono anche degli igienisti che non sanno bene, però lo vedete qua dalla foto. Ho incollato e ho fatto un rialzo di occlusione con i denti uniti, quindi ho unito e ho rialzato. Nel secondo paziente ho fatto una fusione in cromo cobalto, perché gli unici due denti che non avevano mobilità di grado 3 erano i due incisivi centrali. E io so che se non faccio questo già dalla fase attiva, l'igienista avrà delle difficoltà a far riparare il tessuto, perché il tessuto può guarire e riparare certamente, ma poi la componente dell'attacco, la componente ossea vuole remineralizzare, e la remineralizzazione e la stabilità del coagulo avvengono solo se il dente è fermo. Quindi il controllo dell'infezione è principe, perché quello è il motivo della malattia, ma anche il controllo del trauma sicuramente è importante quando incominci a parlare di casi gravi, ed è uno step che poi ti porta, adesso non è questo il caso che voglio farvi vedere questa sera, però vedete, poi il caso l'abbiamo risolto, lui per ora non ha perso un dente, ma ancora alla fine del caso, che è un caso che ha fatto 4 o 5 settori di chirurgia, ha fatto adesiva, ha fatto ortodonzia, ovviamente, è un caso, guardate come è stabilizzato alla fine,
e ha anche due contenzioni mobili, quindi quanto noi guardiamo, ed è giusto fare questo, l'aspetto occlusale. Questo vi sembrerà forse incredibile, ma è il caso finito. Ha fatto le chirurgie, ha fatto quello che vi ho detto, la fase 1, la fase 2, la fase 3, adesso in terapia di supporto, e nella terapia di supporto continuiamo a rivalutare anche l'aspetto della stabilità occlusale. Poi ci sono, visito anche questa ragazza di 45 anni, anche lei uno stadio 4, anche lei una condizione che senza lastre, senza foto, è difficile capire quali possono essere le prestazioni aggiuntive, perché a lei poi ho dovuto togliere un dente per non aggiungere i costi, l'ho risplintato come facciamo spesso noi in parodontologia. Questo paziente ha perso un altro dente, ha utilizzato un altro splintaggio, tutto per dirvi questo. Ecco, questa è la slide che volevo farvi vedere. Quando avete questi pazienti, io dico al paziente, siccome abbiamo già impostato un piano iniziale che ha queste 10-12 ore di lavoro, questa serie di appuntamenti che vi ho fatto, anche se velocemente, però ve li ho fatti vedere abbastanza bene, io dico al paziente, guardi, che faccio fatica adesso a capire se avrò delle prestazioni aggiuntive da fare, e se poi decido che devo togliere due denti, fare due splintaggi, insomma magari ha ancora 400-500 euro di costo, quindi non voglio prendere in giro le persone, spiego che da quando ho la diagnostica, io guarderò la diagnostica, ci sarà un appuntamento in più o che faccio prima della seduta della fase attiva, ma voglio fare un colloquio. Quando ho avuto il tempo di guardare i video, le foto e le lastre, faccio un colloquio iniziale, se ci sono prestazioni aggiuntive ne parliamo, le conteggiamo, e queste prestazioni aggiuntive devono essere fatte contestualmente alla fase attiva dopo pochi giorni, perché per me è fondamentale che non ci siano delle condizioni che possono ritenere la placca, dei denti che sono certamente da estrarre vanno estratti. Se ci sono lesioni endoperio, i denti devono essere devitalizzati. Se c'è da controllare, da fare un bilancio dell'occlusione, va fatto con splintaggi, con piccoli aggiustamenti occlusali. Tutto questo però, ragazzi, è difficile, no? In prima visita mandare fuori un paziente con tutto questo. Se vogliamo poi avere un bel rapporto, un rapporto sincero, di condivisione completa con il paziente, che non si sente immediatamente preso in giro, non possiamo fare una terapia e al primo appuntamento dirgli no, ma guardi che adesso deve fare quattro prestazioni aggiuntive che costano 800 euro, perché secondo me iniziamo con il piede sbagliato. E questo è l'ultimo step della mia presentazione, dove anche qui vorrei fare delle domande, ma sono sicuro che qui domande ce ne saranno, insomma. Allora, la prima, Carlo, te la faccio io. Sì. Quando introduci l'ortodonzia? Cioè, in un paziente come quello di prima, tu hai inserito tabletop, hai aperto la divisione verticale, quanto aspetti per l'ortodonzia? Cioè, a quel punto aspetti un anno e mezzo a risultato stabile o subito al sondaggio di controllo? Forze minime, introduci il movimento. No, allora l'ortodonzia, il paziente va portato alla remissione e controllo, no? Quindi quella diapositiva là è un masterpiece per me, no? Cioè, tu fai non chirurgica, chirurgica, dopo la parodontologia chirurgica inserisci le altre prestazioni, se c'è ortodonzia e implantologia vanno lì. Quindi lui ha fatto tutta la parte chirurgica parodontale, poi ho aspettato gli esiti delle chirurgie, perché c'erano anche chirurgie rigenerative. Nel suo caso ho preferito aspettare 6 mesi. Dopo 6 mesi ho iniziato a fare l'ortodonzia. Dopo l'ortodonzia ho eseguito la parte adesiva. A grandi linee, un anno da quando ha iniziato la terapia. Sì, una volta che si è rialzato, è lasciato morso aperto e poi è chiuso. Sì. Giusto? In questo caso mi dà l'opportunità di salutare Valeria e Federico, Valeria Viganò e Federico Cironi, che sono stati poi dopo gli operatori della parte ortodontica, e Federico è stato l'adesivologo del caso, insomma. Però è stato un caso veramente complesso, molto, molto complesso. Ok, ti metto un po' di domande. Mm-hmm. Ti chiedono, nell'ottica di una terapia rigenerativa futura, le curette, anche se mini, non possono essere pericolose e creare perdita di potenziale rigenerativo causando contrazione del tessuto molle sovracrestale? Sì.
Noi, come dicevo prima, no? Una delle chirurgie che a noi piace anticipare è proprio la chirurgia rigenerativa nel settore estetico, per non avere questa problematica, che non è tanto la curè, perché può succedere anche con l'ultrasuono, può succedere, è operatore dipendente il fatto che tu possa fare una contrazione superiore alla norma. Se dico operatore dipendente e basta, faccio un errore, perché poi ovviamente dipende dal fenotipo, anche dalla struttura del difetto, da determinanti anatomiche del difetto, dal fenotipo, dipende da tante cose. Però siccome lui l'ha legato alla strumentaria, io dico non è solo un problema di strumentaria, però certamente quando fai la rigenerativa tu devi affrontare la rigenerativa con i connettivi in salute, quindi l'obiettivo è di avere il connettivo marginale in salute, perché sennò avrai deiscenza della papilla, perché la papilla sarà deiscente. E quindi il balance è difficile, ci vuole un igienista e un parodontologo che sappiano tutte e due quello che vogliono e quando è il momento corretto per andare alla chirurgia. Allora, poi ti chiedono, come gestisci l'eventuale mobilità residua in assenza di sondaggio dopo terapia non chirurgica? Esistono dei tempi minimi o massimo di mantenimento di uno splintaggio? Allora, guarda, il problema della mobilità, la mobilità ce ne sono di due tipi sostanzialmente. Ovviamente quando parliamo di perdita di attacco parliamo di mobilità sui denti che hanno perso attacco, quindi trauma secondario, no? Ci sono due tipi di mobilità. Tu devi riuscire a discriminare se la mobilità è fisiologica oppure no. Se la mobilità è fisiologica, lo splintaggio non è necessario. Se la mobilità è patologica, significa che il trauma applicato probabilmente ti genererà un tipo di mobilità che aumenterà nel tempo. Quindi quel tipo di carico non lascerà, non so, una mobilità di secondo grado stabile. Certo, è difficile perché devi seguire il paziente, devi capire quello che sta succedendo, no? Io ho denti che hanno una mobilità di grado 2, che è di grado 2 da 10 anni, non li splinto e funzionano molto bene. Quindi ho denti che avevano una mobilità di grado 3, sai benissimo che l'infiammazione fa anche da effetto pneumatico, no? Il liquido infiammatorio spinge il dente ad avere un contatto di jiggling superiore. Risolta l'infiammazione, io ho avuto dei denti che è come se gli avessi fatto dell'ortodonzia. Se avessi splintato questi denti prima del controllo dell'infezione, non avrei neanche avuto il tempo di valutare questa condizione. Quindi cerca di discriminare. Se la mobilità è in progressione, allora puoi dargli un carattere di mobilità patologica e in questo caso il dente lo devi fermare. Ma a splintare sei sempre in tempo, quindi se sei indeciso, il mio consiglio, quello che dico io sempre alle persone che vengono a fare il corso con me, se sei indeciso su una dinamica occlusale, il paziente non muore, non è un ateroma, il paziente non muore, stai lì un attimo, cerca di capirci qualcosa di più e poi lo splinti due settimane dopo, una settimana dopo. Poi ti chiedono, cosa ne pensi dell'ortodonzia prechirurgica per rendere più favorevole la chirurgia rigenerativa? Grande Fausto, mi hai quasi tolto le parole. Cosa ne pensi della ortodonzia prechirurgica per rendere più favorevole la chirurgia rigenerativa? Penso che non faccio con un difetto di 10 mm l'ortodonzia per chiudere l'angolo radiografico del difetto e per rendermelo più predicibile, perché non è proprio quello che la letteratura richiede. Quindi penso che l'intendimento della domanda sia questo, no? Un angolo più aperto, posso muovere i denti, modificare l'angolo radiografico. Sappiamo che modificando l'angolo radiografico del difetto abbiamo qualcosa di più favorevole, però certo che facciamo un movimento con una tasca che è una tasca profonda e quasi sicuramente sanguinante. E quindi questo in teoria mette un po' a rischio quel sito, no? Di perdita di attacco. Quindi non trovo che ci sia che come l'ha definita lui un'ortodonzia prechirurgica favorente sia proprio una definizione che sottolineerei. Anzi, pericolosa metterei. Ortodonzia pericolosa
e non so se tanto favorevole. Jack, sei d'accordo? D'accordissimo. Ok. Poi ti chiedono, la riduzione della profondità di tasca comporta quasi sempre un'esposizione radicolare, con conseguente sensibilità. Come gestisci questo inconveniente? Sì, certamente sì. Cioè, la recessione è il problema della terapia non chirurgica in fenotipi sottili. Il fenotipo, quello spesso e piatto, tante volte invece non recede, questo problema non c'è. Diciamo che il problema dell'ipersensibilità si può creare e lo risolvo con dei prodotti. I prodotti che preferisco sono a base di nitrato di potassio. Quindi utilizzo una base di nitrato di potassio al 5%, il dentifricio che mi piace, ad esempio il Gam Sensibilità, che ha un carico di fluoro a 1400, quindi è un fluorato con nitrato di potassio. Dopo questo c'è il nitrato di potassio caricato, spalmato come la crema per la pelle, lo fate lasciare sui denti, ma nell'arco di 3-4 settimane diciamo che la sensibilità della radice creata dalla terapia non chirurgica è risolta nel 99,9% dei casi del mio studio. Okay. Poi ti chiedono, dopo 2 mesi si effettua il sondaggio di rivalutazione parodontale, dopo quanto tempo esegui il successivo? Ricordatevi, così se volete faccio un salto, guarda, così vi ricordate la mia immagine che salto alle 10 di sera dopo 2 prosecco. I salti sono sempre a 2 mesi, 2 mesi, 2 mesi. Se devo fare un ritrattamento lo faccio a 2 mesi, poi dopo 2 mesi faccio un altro ritrattamento, la rivalutazione a 2 mesi, almeno 2 mesi penso che sia, non c'è un supporto scientifico così strong, tanto che vedete che molte scuole rivalutano a 3 mesi, insomma. 2 o 3 mesi, ecco, io direi 2 o 3 mesi, così faccio una buona cosa di par condicio. Anche qua Jack, aiutami, Ma io ti dico, io di solito sono abituato a far fare il controllo a 2 mesi all'igienista che fa il suo sondaggio. Se gli obiettivi sono stati raggiunti, lo riferisce a me, e a quel punto il tempo che passa tra quando lo vede l'igienista e si trova l'appuntamento per vederlo passa circa un altro mese, quindi arrivo a 3 mesi e sono ho sia il dato a 2 mesi che il dato a 3 mesi. Okay. Allora, poi ti chiedono, differenzi i tempi di richiamo nella terapia di supporto dei pazienti stadio 1 o 2 in quelli 3-4? Io vedo i pazienti stadio 1 o 2 ogni 4 mesi, invece quelli 3-4 ogni 3 mesi. E ogni quanto, dopo la remissione, stabilità, riesegui i sondaggi, foto e full audiografico? Giovanni, mi hai fatto 6 domande in una qua. Allora, in realtà secondo me è più giusto dire che al di là della stadiazione potrebbe essere un meccanismo di inizio corretto, quello di voler dare una tempistica, però è veramente tutto molto personalizzato, no? Perché se poi un paziente di stadio 1 ma gli calcoli l'indice di placca, 60% di indice di placca, e questo deve venire prima. Quindi in realtà il tempo di terapia di supporto è completamente, ed è giusto che sia così, gestito dall'igienista dentale in base al rischio del paziente che viene calcolato ad ogni seduta di terapia di supporto. La cartella parodontale deve essere eseguita per tutti i pazienti con la parodontite almeno una volta all'anno. Nei pazienti di stadio 4 puoi scegliere se farla uno, e di stadio 3 anche quelli, diciamo, dico gravi, quindi non quelli per complessità, ma quelli che per la gravità sono inseriti nello stadio 3, potresti farla ogni 6 mesi come minimo, e il full radiografico diciamo che deve essere fatto alla fine della terapia sicuramente, uno iniziale, uno alla fine dal punto di vista medico-legale, uno dopo il primo anno perché hai carichi protesici anche sugli impianti, quindi ne hai 3, hai il T0, fine caso, hai, se il caso è grande ne hai addirittura uno prima del controllo di qualità. Quindi tu a un anno dal fine caso hai 4 status e poi ne fai uno ogni 5 anni, o se ti bastano fai anche le bite interticali. Ok. L'altra cosa, Carlo, che secondo me va detto, tu l'hai detto, ma non so se è passata, il discorso che la tempistica dei richiami non è standard e non è sempre quella, ma va modulata. Quindi un paziente che ha avuto una perdita di performance nella sua
capacità ovviamente andrà visto un pochettino prima e di conseguenza chi invece è sempre via via migliorato può permettersi di avere dei tempi un pochettino più dilatati per i controlli. Sicuramente. Allora, poi c'è una domanda che immagino sia piuttosto ampia, nel senso che ti chiedono qual è l'indicazione della chirurgia parodontale nei tuoi protocolli. Ma no, ma invece in realtà è semplice. Diciamo che se noi ci rifacciamo un po' a quello che dicevamo prima e alla domanda che è stata fatta anche prima su quanti ritrattamenti fai, cioè l'indicazione, noi abbiamo un endpoint che ci siamo abbastanza chiariti, che è quello di arrivare ad avere meno tasche possibili. La stabilità vuol dire che non ho tasche di 5 mm, ne ho solo 4 non sanguinanti. La remission control accetta qualche tasca, ma non più di 10 tasche. Quindi, se questo è il nostro endpoint surrogato, l'indicazione è facile, perché tu fai uno retreatment, due retreatment, hai ancora un numero di tasche elevato, vuol dire che quei siti devono essere ulteriormente trattati, e se abbiamo detto che il trattamento non è più non chirurgico, significa che il trattamento è chirurgico. Poi va scelto il tipo di chirurgia adeguata, se esiste, perché in alcuni casi non esiste neanche una chirurgia adeguata. Quindi Agostino, che amico, ci fenotipo sottile, non in area estetica, il timing è lo stesso o cambia qualcosa? Di che cosa il timing è lo stesso? Credo della chirurgia, perché nella parte di domande quando parlavi chirurgia. Se nella parte di domande dove parlo di chirurgia, no, assolutamente, cambia completamente. Cambia completamente. Se prima ti ho detto che è un difetto infraosseo in area estetica, io scelgo già in prima rivalutazione probabilmente di fare una chirurgia, perché non voglio la contrazione, mentre la stessa cosa nei diatorici tranquillamente faccio fare il primo retreatment, il secondo retreatment e attendo se sono su dente naturale. Poi ti chiedono quanto tempo tieni per gli appuntamenti di controllo degli igienisti. L'appuntamento di controllo penso che sia la PS, non intenda Christian. Lì abbiamo fatto una tabella che ne ho parlato anche in un altro webinar, dipende dalle prestazioni aggiuntive che devono fare. E sono il modo, secondo me, il modo migliore per fare un controllo della tempistica è che sia l'igienista a riassegnare il tempo, perché tanto il paziente è una variabile paziente, apre poco, apre tanto, mugugna poco, mugugna tanto, è uno stress a storie, non è uno stress a storie, quindi ha 10 tasche residue, ne ha 20 e non ha accettato la terapia chirurgica, come faccio a già il tempo standard per il trattamento del biofilm e delle tasche residue è diverso da paziente a paziente. Poi la variabile paziente ti dà una diversità. Poi in quella seduta devo fare le lastre, devo fare il fluoro, devo fare, quindi tutto deve essere poi addizionato rispetto a quello che va fatto in quella seduta. Quindi il mio metodo è un metodo che ha delle tabelle di tempo, ma l'assegnazione la fanno gli igienisti. Poi ti chiedo l'antibiotico in terapia sistemica, se sì quando antibiotico in terapia sistemica, se sì quando in terapia parodontale non chirurgica. Ma adesso i dati stanno incominciando a raccontarci che forse spariranno la terapia antibiotica sistemica in modo assoluto. Se prima era un'indicazione per l'aggressiva, adesso potrebbe ritornare ad esserlo per la molare incisiva, però mi sembra che la modulazione dell'ospite stia prendendo dal punto di vista scientifico prendendo piede, non mi piace come parola, però mi sembra che i dati siano più a favore della modulazione dell'ospite. Cioè, se devo scegliere di fare una terapia con un principio antibiotico, faccio terapia con un host modulation piuttosto che fare una terapia antibiotica. Io adesso mi comporto così, ma è rarissimo, Giacomo, ho bisogno che dai il tuo parere perché voglio sentirlo. Ah, più che altro il discorso è che, appunto, come dicevi tu, le indicazioni con la vecchia classificazione sembrava abbastanza chiaro che fosse per le aggressive, e ultimamente qualcosina di vantaggio se c'era anche per le croniche severe. Con la nuova classificazione non abbiamo ancora dati, si potrebbe ipotizzare magari, come hai detto tu, per quelle con un pattern molare incisivo, oppure prima puoi farlo.
i gradi C, quelli un pochettino più severi per quanto riguarda la velocità di progressione, però appunto non abbiamo indicazioni chiare. E l'altra cosa che stavi dicendo giustamente è tutto il nuovo filone della modulazione della risposta infiammatoria dell'ospite, con tutta una serie di dispositivi, ma anche solo pensando a un discorso, tu hai parlato prima di dieta, di stili di vita in generale, per andare a modificare appunto la risposta dell'ospite, che è quello forse la chiave per andare a controllare meglio la patologia. Sì, adesso la grossa domanda è: se tu hai inquadrato un paziente a cui faresti una terapia aggiuntiva, chiamiamola di tipo sistemico, già in prima fase, la domanda è: la cosa giusta è fare una terapia antibiotica o fare una terapia che moduli la risposta infiammatoria dell'ospite? E qui non c'è risposta. Penso che né io né Giacomo, ma se mettiamo qua tutti gli altri parodontologi italiani, non possano essere così arroganti o sicuri di poter dare una risposta. I dati adesso, insomma, sono sempre più a favore di terapie di modulazione dell'ospite, anche per gli effetti collaterali, che sembra non ci siano, ce ne siano molti meno. Ecco. Poi tutto è da valutare, io sono un clinico, non sono un ricercatore di base. Però questa ragazza io direi non darlo mai. Se hai un pattern molare incisivo, pensa se fare la terapia antibiotica o se fare una modulazione dell'ospite. Quello che scegli non può dirti nessuno che la scelta, se fare una cosa o se fare l'altra, sia certamente giusta o certamente sbagliata. Poi ti chiedono, riguardo la diagnostica, è conveniente in termini di tempistica, di valutazione dei difetti e di rischio per il paziente, eseguire uno status a 21 o una CBCT? Beh, qui vige il principio della ottimizzazione della giustificazione. Ciao Giallo, e tu lo sai bene. Quindi la giustificazione significa che hai la parodontite, è giustificato fare un esame radiografico. L'esame ottimizzato è un esame con i fosfori da 21 lastre piane, perché ti dà all'incirca tra i 21 e i 25 microsievert. Ad oggi non c'è nessuna combin, anche le ultra low dose, che possono darti meno di 25 microsievert. Quindi non c'è ottimizzazione. Quindi la risposta è, ad oggi, certamente un esame piano bidimensionale. Ok. Allora, poi ti chiedono invece, la guarigione dei tessuti nella terapia non chirurgica è da considerarsi più suscettibile alle recidive? Allora, io voglio dire che Gaetano ha scritto una canzone per me che si chiama Una vita da igienista, di Una vita da mediano di Ligabue, e mi ha già mandato quella che avrebbe dovuto cantare a Met Imperio 2021, che mi sembra che era di Battisti, Gaetano, non mi ricordo, però ce l'ho sull'iPhone, l'ho tenuta. Ha già pronto l'altra canzone, ragazzi, produce canzoni su... Ciao Gaetano, mi spiace, non siamo riusciti a cantarla, ma il più triste sono stato io, ma ce la faremo nel 2022. La domanda è, perché me la sono persa, ho visto il suo nome e ho pensato a Una vita da igienista. La guarigione dei tessuti nella terapia non chirurgica è da considerarsi più suscettibile a recidive? No. Ok. Allora, poi ti chiedono, cosa ne pensi dei probiotici? Ne penso bene, però anche qui, guarda, ho appena letto, quindi sono abbastanza ferrato sui probiotici. Anche qui, letteratura fiorente, dati positivi, però secondo me l'utilizzo rutinario, no, nella terapia iniziale, cioè di associazione, non è ancora giustificato. Cioè le revisioni che abbiamo adesso raccontano che non è ancora giustificato. È vero che il costo è poco, non è una terapia invasiva, tutto quello che ci possiamo raccontare, però non è ancora giustificato, seppur poco non è ancora giustificato. Quindi io non lo faccio. Giacomo? No, anche perché comunque
sono, possono essere efficaci, ma sono a vita, fondamentalmente, perché nel momento in cui si sospende l'uso del probiotico, verosimilmente la flora batterica torna a essere quella originale, o non so se ci sono studi a lungo termine che abbiano dimostrato un cambiamento totale di flora batterica con l'utilizzo dei probiotici. I follow up generalmente sono ad un anno, e ad un anno ci sono dei dati positivi, adesso alcuni lavori anche sulle chiusure delle tasche, però comunque sono pochi, non è giustificato. Diciamo che dai, cerchiamo di... Io so che voi avete voglia, perché tutti mi chiedono delle aggiuntive, perché secondo me è un po' una voglia dell'umano, no? Quella di voler trovare qualcosa che ci aiuti ad ottenere un risultato superiore. Però guardate che il 70% in prima battuta di chiusura delle tasche con un ultrasuono, una punta nuova fatta bene e con le capacità che noi abbiamo, una polvere, è già tanto, no? Quindi iniziamo ad ottenere questo risultato. Selezioniamo poi dopo magari un pool di tasche resistenti su cui, se vogliamo da clinici, effettuare delle prove, ma vedete che siamo in seconda fase. In prima fase abbiamo talmente tanto da fare che pensare di utilizzare degli additivi la cui efficacia è già penalizzata dalla letteratura esistente mi sembra sciocco. Ok. Allora, poi ti chiedono di una cosa, io leggo testuale perché non... Alla luce della nuova classificazione, quando adotti il cocktail di Van Winkeloff piuttosto che la terapia monofarmaco? Io no. Testuale, perché non ho... Sì, ma faccio fatica a rispondere perché io non utilizzo farmaci, quindi cioè, ho già ampiamente risposto qui. Adesso io... Se vuoi posso dire una cosa, io il cocktail di Van Winkeloff è l'associazione tra Moxie e metronidazolo e fondamentalmente... Se rispondi tu se vuoi, però io mi sembra di aver già chiarito che io faccio una modulazione dell'ospite, se devo scegliere una terapia. Fondamentalmente il discorso era che siccome l'amoxicillina è efficace sull'aggregatibacter, il metronidazolo sul complesso rosso, c'era questa diatriba sul fatto se fosse opportuno dare il cocktail anche nei pazienti che non presentavano l'aggregatibacter, che quindi non avevano reale necessità di usare l'amoxicillina. In realtà poi ci sono stati studi che hanno dimostrato che anche l'associazione dei due farmaci in pazienti aggregati bacter negativi era comunque più valida della monoterapia. Però torniamo al discorso che abbiamo fatto prima, che sta perdendo un pochettino di giustificazione l'utilizzo di una terapia antibiotica sistemica. Okay. Sì, io direi da questo punto. Il dente questa è una bellissima domanda. Esatto, qui andiamo più su... Ciao, come stai? Senti, il dente è da considerarsi da estrarre quando vacilla, ha una perdita di attacco che è intorno all'apice e il dente, diciamo, vacilla nella bocca. Vacilla, va bene, è scientifico? Non tanto. Vacilla non è tanto scientifico. Però ho dato l'idea, no? Deve avere una perdita di attacco che coinvolga l'apice e avere una importante mobilità per pensare oggi di estrarre il dente, perché c'è un'enormità di studi di cortellini che hanno dimostrato come i denti, anche con delle gravi lesioni, possono essere recuperati con tecnica rigenerativa. Quindi bisogna andarci cauti, soprattutto quando le valutazioni vengono fatte da persone che non sono tanto avvezze alla parodontologia, vengono fatte nella fase iniziale, quando c'è infiammazione, quando l'ipermobilità può essere data da tutti quei fattori che abbiamo detto prima, infiammazione, lipido infiammatorio, dente estruso, dente che va in jiggling, ipermobilità. Quindi noi dobbiamo essere, voi dovete essere giovani che promuovono la conservazione del dente, perché per togliere i denti penso che ci sia sempre tempo e spazio, no? E non affrettare le decisioni. Allora, poi ti chiedono, ritieni sia valido l'utilizzo di acqua ossigenata nel disco infraosseo? Ma proprio no, Mirko, ma proprio no.
Poi ozono domiciliare, acqua lava. Due minuti, quali degli aggiuntivi? Vi piacciono gli aggiuntivi? No, non so più come dirvelo, ve lo ridico. No, Cristina, no. Vi siete tanto simpatici. Se volete richiedervelo, se volete mettere anche la menta piperita nelle tasche, ma non funziona, non ci sono prove di efficacia nel parametro di chiusura delle tasche, che è l'endpoint surrogato migliore che abbiamo da valutare. Poi ti chiedono, cosa ne pensi dei test genetici per valutare la tipologia di infezione batterica parodontale presente per quel paziente? Può essere di aiuto o di completamento alla diagnosi? Ma Matteo, ma adesso anche Giacomo adesso ha appena detto, ha parlato dell'aggregati batter, del, insomma, con la nuova classificazione ha voluto proprio raccontarci questo, no? Sono anni che diciamo che l'eziopatogenesi è diversa, non siamo riusciti a dimostrarlo, quindi la nuova classificazione ha detto così, basta, non siamo riusciti a dimostrare che c'è una eziopatogenesi differente fra una forma cronica e una forma aggressiva, e quindi la bolla diventa unica e c'è un solo nome da utilizzare, parodontite. Quindi direi che questa considerazione non ci interessa più, e soprattutto io adesso poi sto partecipando a uno studio molto ampio in cui adesso i costi si sono ridotti, quindi si possono studiare meglio i batteri, sai, il discorso del microbiota, la parte genetica del microbiota, che è il microbioma, probabilmente ci sono talmente tante cose che non conosciamo ancora, no? Che diamo tempo al tempo e vediamo se poi dopo, con una conoscenza diversa del microbiota, ci si può aiutare veramente con delle terapie diverse, sistemiche. Adesso tutto quello che voi dovete fare è stare sereni, non dare antibiotici a tappeto, e non è di grande interesse, secondo me, andare a comprendere se oltre il complesso rosso c'è l'aggregati batter oppure no. Ok. Secondo me, poi Giacomo, di anche la tua... Però credo parlasse dei test genetici, mi sembra. Sì, ma nel senso, sì, hai ragione, scusa, microbiologico, ma genetico, ma poi le interleuchine, sai, prima si faceva la ricerca dell'interleuchina 1 beta-beta, poi in realtà nel coinvolgimento della risposta iperinfiammatoria se ne sono evidenziate altre 10. E quindi cioè, che il paziente iperrisponda, se la ragazza ha 26 anni e ha 81 siti, che cosa vuoi di più della sonda parodontale? No, ma che cosa vuoi di più di un'anamnesi e di una sonda parodontale, no? Un test che costa 100 euro per dire che la paziente ha un fenotipo iperinfiammatorio. Mi sembra che lo sappiamo già con la sonda e con l'anamnesi. Allora, poi ti richiedono, Mirko ti dice, nelle perimplantite Simeon lo usa spesso, penso si riferisca all'acqua ossigenata. Però, insomma, invece c'è... di non rispondere. C'è un'altra domanda che è, nella terapia chirurgica, quanto maggiore efficienza può garantire l'impiego della melogenina? Efficienza non è efficacia, eh. Giova, penso che tu volessi chiedermi efficacia, perché l'efficienza, ti dico, tanta, perché è più veloce, è un gel, faccio così e ho finito. Se devo posizionare la membrana, mettere altre cose, se la domanda è giusta, ti dico che la melogenina è molto più efficiente, più facile dell'utilizzare una membrana. Se la domanda è sull'efficacia, pareggiano. A me interessa, quando decidi di usare melogenina piuttosto che di fare graft, cioè qual è... Di solito il parametro è il supporto che ti dà l'anatomia del difetto infraosseo. Se è veramente poco supportante, probabilmente ancora delle membrane con una certa rigidità sono da preferirsi per la stabilità dell'innesto e del coagulo. Solo in quel caso. Poi se i difetti sono prevalentemente a tre pareti o comunque a due pareti molto supportanti, adesso evitiamo di utilizzare la membrana. E sui difetti piccoli la membrana puoi anche non stabilizzarla, cioè la inserisci... La membrana non la stabilizziamo neanche sui difetti grossi quasi adesso. Perfetto. Se non alcuni tipi di membrane che ancora vengono suturate, ma sono delle membrane che stanno ritornando un po' in voga adesso per non fare nomi commerciali.
però il problema è che hai più dei scienze quando non servono, quindi hai più complicanze e quindi devi escludere nei difetti supportanti o quelli prevalentemente a tre pareti. Io starei qua tutta sera, però... Allora io credo che abbiamo finito le domande, quindi siamo ancora di 300, hai toccato punte di 465 persone, per cui insomma hai avuto un sacco di gente che ti ha guardato. Rimetto il tuo profilo Instagram in modo tale che... Sono le 11, io avevo portato un caso, ma era un caso, era paradigmatico per raccontare un po' quello che facciamo, ma non è che interessa far vedere come ho risolto un caso. Io penso che le informazioni che volevo dare, si è visto anche dalla domanda, sono più che arrivate, quindi dai, non tedierei le persone, spero si siano divertiti come me, però mi sembra l'ora giusta per chiudere. Se no facciamo una notturna, la prossima volta possiamo provare a fare una notturna. Guarda che se dici la prossima volta noi ci contiamo, occhio a quello che dici. Avete altre persone da invitare, dai, grazie. Io saluto tutti e vi ringrazio dell'ospitalità e della bella serata che abbiamo passato insieme. Grazie a te Carlo, poi quando hai tempo troverai tutti i commenti, ci sono un sacco di amici che ti salutano, un sacco di amici di Meg e ti fanno un sacco di complimenti, insomma, quindi per noi è un piacere averti avuto e è sempre bello ascoltarti. Grazie, andate forte, siete stati bravi, state facendo veramente un bel lavoro, io vi faccio i complimenti e saluto e abbraccio il mio amico Jack, che spero di vedere presto. L'altro Jack lo vedo, perché l'altro lo vedo. La prossima volta per favore chiamalo Ugualini, ogni volta che dicevi Jack bisogna trovare un altro pseudonimo, mi raccomando, se avete fatto delle foto che bevete mettetele su Instagram, che sono curioso di andare a vedere, e se mettete un click su Instagram io poi magari qualche diapositiva, qualche slide adesso nei prossimi giorni la riposto, seguitemi su Instagram così faccio un po' di repost. Ancora faccio l'ultimo brindisi a tutti, buonasera. Grazie Carlo. Ciao, grazie a voi, ciao a tutti.